Ci colleghiamo, siamo anzi già collegati con la 79esima mostra del cinema, siamo veramente collegati, eccolo qua con il nostro Alessandro che lo vediamo già inquadrato. Ciao Alessandro, buongiorno, siamo un po' in ritardo oggi ma d'altronde la ricetta era molto lunga quindi ce ne scusiamo ma sappiamo che c'è tanta carne al fuoco quindi abbiamo fatto venire un po' di appetito. Intanto come va? Carne al fuoco e quindi la ricetta ci stava assolutamente. Sì, sì, va sì. Molto bene, anche se devo dire che sono stato prontamente smentito. Noi ieri nel collegamento vi avevo detto appunto che i film la facevano da padrone, che non c'erano gossip, che non c'erano polemiche e oggi invece parliamo proprio di questo, parliamo della polemica, lo avrete visto anche voi, sta spopolando su tutti i social, è diventato virale il video in cui pare, perché ovviamente non è stato confermato, anzi è stato smentito, il video in cui Harry Styles all'ingresso della premiere sembra sputare su Chris Pine, il quale stava applaudendo, appunto si ferma, fa un sorriso un po' beffardo, sembrava poi dalle immagini che fosse, e sembra tuttora che sia un gesto un po' goliardico, quindi forse un qualcosa che sai serve un po' così a creare anche un po' di rumore, dei rumors intorno al film, che così sicuramente se ne può parlare di più. C'è anche tutta una polemica riguardante gli attriti fra Olivia Wilde, che è la regista, nonché compagna appunto di Harry Styles, e la Pug invece, che è protagonista assieme a Harry Styles, pare abbia avuto qualche screzio. Tant'è vero che ha completamente disertato la conferenza stampa di annuncio appunto del film, presentandosi invece sul red carpet, dove però si è tenuta a debita distanza fra i due. Insomma, ci sono queste polemiche che stanno girando intorno a Don't Worry Darling, appunto il film con Harry Styles. In realtà l'attrice è impegnata con le riprese di Dune 2, quindi sembra che sia questo il vero motivo per cui non si è presentata alla conferenza stampa. Comunque staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, siamo quasi agli sgoccioli, siamo a pochi giorni ormai dalla proclamazione del vincitore. E Don't Worry Darling è uno dei film appunto in concorso, come è in concorso anche The Whale, sempre parlando di così quello che ruota intorno al festival. Qui invece c'è una nota positiva, dove Dwayne Johnson si è complimentato con Brendan Fraser, che appunto è il protagonista di The Whale. Ricordiamo Brendan Fraser nel film La Mummia, e appunto Dwayne Johnson ha esordito ad Hollywood in quel film e si è definito sempre comunque assolutamente grato appunto per questa opportunità. Brendan Fraser che è completamente trasformato, lui è rientrato nel mondo del cinema dopo essere stato assente per parecchi anni, non si vedeva appunto, era un po' in disparte, è stato un po' in disparte negli ultimi anni, addirittura dal 2003, prima per problemi di salute, poi è morta la mamma a cui era molto, molto legato, poi ci sono state delle polemiche su un presunto abuso sessuale appunto sull'attore, questo lo ha tenuto lontano dalle scene per parecchi anni. Lo ritroviamo, l'abbiamo ritrovato già nello scorso anno, ma in particolar modo quest'anno, completamente trasformato nei panni di un professore d'inglese obeso e appunto una fisicità completamente diversa rispetto a quella che eravamo abituati a vedere appunto per il grande attore di Hollywood. Queste sono delle polemiche, come vi dicevo, che stanno così contornando il festival di quest'anno. E se vi ricordate, a proposito appunto di polemiche, a proposito di giudizi su film e su tutto quello che sta accadendo qui alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in apertura, nei primi giorni dei nostri collegamenti, io vi avevo parlato della iniziativa Ridateci i soldi. Io non so se la regia può già mandare le immagini.
Gianni Ippoliti appunto ha messo in piedi questa iniziativa da parecchi anni, in cui raccoglie tutta una serie di critiche sia sui film che su quello che è il contorno, tutto quello che sta succedendo qui alla Mostra del Cinema di Venezia, e sta raccogliendo tutta una serie appunto di critiche che vengono affisse in questo muro che state vedendo. Siamo alla fine anche di questa iniziativa, perché proprio domani alle 10 ci sarà la premiazione, la consegna appunto del premio. E come avete visto nelle immagini precedenti, quelle critiche con il bollino rosso sono proprio le critiche che sono, ecco, le quali stiamo vedendo in questo momento, sono quelle che concorrono per il gran finale. Quindi, rispetto alle immagini che vi ho mostrato inizialmente nel secondo giorno, adesso non ricordo, dove il muro era completamente vuoto, adesso invece lo troviamo bello pieno, con un sacco di critiche, un sacco di messaggi, anche messaggi positivi, ovviamente, non solo messaggi negativi, anche se l'argomento è appunto ridateci i soldi, vuole scovare quelle che sono le pecche dei film e dell'ambiente qui al Lido. Domani alle 10:30 ci sarà la consegna ufficiale, spero di riuscire magari a portarvi qualche immagine anche dalla Mostra del Cinema di Venezia, l'iniziativa Ridateci i soldi. Noi ce Noi l'auguriamo. Poi Alessandro. domani facciamo il penultimo collegamento. Volevo dare un Sì. teaser per quello che è il collegamento di domani. Io domani adesso farò tutta una serie di riprese che magari mando prima alla regia, in modo che possa mandarle in onda. Volevo portarvi dietro le quinte di tutti quelli che sono i luoghi della Mostra del Cinema di Venezia che non vengono solitamente mostrati. Quindi, dove arrivano le star o in barca oppure in macchina, la sala stampa, il red carpet ovviamente visto dal di fuori, l'hotel dove appunto ci sono tutta una serie di incontri, insomma quelle che sono le postazioni tipiche degli addetti ai lavori che lavorano appunto durante tutte queste giornate per portare le informazioni a casa degli italiani. E Direi quindi è faremo eccezionale, quindi avrai un gran lavoro ottimo. Alessandro e domani mandaci presto tutto, il nostro comandante come sempre poi prepara tutto e le Che commenteremo. ringraziamo ovviamente anche lui, sempre impegnato e molto molto preciso nel mandare appunto tutti i servizi che purtroppo mi trovo costretto molto spesso a mandare all'ultimo momento, ma vedo che riusciamo sempre a farcela. Grazie. Guarda, siamo nelle mani di un professionista, quindi di Davide io, guarda, te l'ho sempre detto, non riuscirei a fare un programma come il nostro, di 2 ore e mezza tutti i giorni, un programma molto impegnativo, se non avessi un regista che non solo fa da regista, ma che è co-conduttore con me, quindi mi segue dall'inizio alla fine, quindi segue anche chiaramente tutto quello che riguarda il programma, quindi anche i tuoi servizi. Alessandro, grazie, buon lavoro Grazie, grazie e a voi e ci vediamo domani. ci vediamo domani con tante belle novità, buon lavoro, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao.